Ben ritrovati amici, come state? Un saluto a tutti, vi ricordo di mettere un bel like, di iscrivervi qui se ti fate la prima squadra di Milano, tifate AC Milan, iscrivetevi qui, è gratuito, vi consiglio anche di scaricare gratuitamente l'app di OneFootball, vi metto il link in descrizione, basta cliccare con tantissime notizie esclusive per questo rush finale, anche per il calciomercato, l'app che si può personalizzare anche a seconda della vostra squadra del cuore, che nel nostro caso ovviamente l'AC Milan, highlights esclusive, mercato di tutto di più, OneFootball è gratuita, valore aggiunto qui sotto, basta cliccare. Allora ragazzi, come state? Un saluto a tutti di nuovo. Ragazzi, ragazzi, che finale, che finale. Ogni giorno è uno in meno, però manca ancora un po', la gara con il Verona. Mamma mia, che adrenalina, mamma mia, che adrenalina. Allora, avete visto in copertina Jorge Mendes? Parliamo in questo caso di mercato, ci distraiamo anche un po', perché qui la tensione gioca brutti scherzi, altrimenti. Jorge Mendes, agente sportivo portoghese, il numero uno in circolazione, 56 anni, diversi assistiti, il più celebre Cristiano Ronaldo. E attenzione perché il Milan ha ottimi rapporti con lui e sta portando avanti trattative, rinnovi, operazioni, acquisti. La sensazione è che si possa fare molto la prossima estate con Jorge, o meglio Jorge Mendes. L'agente appunto tra gli altri di Rafa Leão. Avete visto in copertina profili di cui abbiamo già parlato e poi il grande sogno, un grande sogno che magari avete identificato ma del quale adesso andremo a parlare. Jorge Mendes ha già parlato più volte con il Milan, c'era quasi un'intesa su Leão, direi, diciamo anche un'intesa a 4 e mezzo. Nel frattempo è stato congelato il rinnovo perché sappiamo che sta per entrare Investcorp anche per quanto riguarda Bennacer, e quindi i rinnovi verranno fatti dopo l'arrivo di Investcorp, che sarà ufficiale a stagione conclusa, stagione sportiva conclusa, proprio per preservare il valore e l'importanza di questa stagione così bella a oggi. In ogni caso bella, ma potrebbe essere fantastica, bellissima, indimenticabile, la più bella forse, ne parleremo eventualmente. Con Leao ci sono stati dei discorsi approfonditi, ci sono alcune offerte, lui emana un'offerta importante, però la volontà è quella di restare a Milano, al Milan, e il Milan con Investcorp vorrà prolungare il matrimonio, quindi respingerà qualsiasi offerta per Leao, salvo due offerte da 150 milioni, ma non credo proprio, e quindi sì, con Jorge Mendes si andrà avanti per il rinnovo di Leao. Questa è la prima operazione sull'asse Mendes-Maldini, ottimi rapporti, che proseguiranno con altre operazioni in entrata. Su Renato Sanchez noi, come sempre, come sapete, siamo sempre stati caldi, anche quando sembrava invece un'operazione impossibile. Vedete che ultimamente se ne parla anche da altre parti di Renato Sanchez come operazione calda, giocatore che ha 24 anni, 1,76, scadenza con il Lille 2023, va via sicuramente quest'estate, non rinnova sicuramente il suo contratto. 24 presenze, 2 gol e 5 assist quest'anno in Ligue 1. L'altro giorno, il 1º maggio, il suo Lille si è fatto battere 3-0 al Troyes. Lui si è preso due gialli in 5 secondi. Fallo, protesta, in 5 secondi è stato espulso. Due gialli, così non è una testa matta, una testa calda, anzi. Però ecco, il discorso è molto molto caldo, anche qui bisognerà aspettare il passaggio a Investcorp, però c'è una base di accordo, non credo che ci saranno altre offerte importanti a Renato Sanchez, quindi il Milan è in pole per Renato Sanchez, che ha dato il proprio benestare. L'operazione dovrebbe essere intorno ai 5 milioni di euro, c'è il decreto crescita, c'è Investcorp che non ha più un tetto salariale a 4 milioni e mezzo. E c'è la gente che è intenzionato appunto a allacciare ulteriori rapporti con il Milan. Renato Sanchez verrebbe a sostituire che sì, ma credo che possa essere spendibile anche sulla tre quarti, visto che Pioli come trequartista predilige un centrocampista tuttocampista, cosa che con grande qualità dovrebbe fare l'anno prossimo appunto Renato Sanchez, giocatore che piace molto e che in questo momento è vicino a un'intesa con l'AC Milan. Ma non è finita qui. Rinnovo Leao con Mendes, operazione Renato Sanchez molto ben avviata, caldissima. Attenzione ad Asensio, che qualche settimana fa è passato proprio nella scuderia, poi arriviamo al grande sogno di Jorge Mendes,
26 anni, 1,82, Real Madrid 2023, il Real gli ha proposto un rinnovo, lui al momento nicchia un po', ascolta altre offerte, c'è anche l'Arsenal, c'è il Milan che ha parlato con il suo entourage appunto, Jorge Mendes, 10 gol in 29 partite di Liga, molto bene, un gol e un assist in 7 di Champions League, giocatore che andrebbe a occupare la casella di destra sulla tre quarti, l'esterno di destra, con qualità importanti, con un'età ancora giovane perché ha 26 anni, con un'esperienza incredibile, ha vinto Champions, si ricorda anche la Juve Asensio, e potrebbe essere, ecco, anche per lui la possibilità di andare a giocare, di andare a giocare tanto e provare a riconquistarsi anche la Spagna, la nazionale spagnola, magari appunto da titolare, perché no, dovesse riesplodere nel Milan. Lui era un potenziale fenomeno, è un ottimo giocatore, non ha confermato, ecco, quegli step che sembrava poter fare, ma è ancora giovane. A Milan piace molto, lui ha dato disponibilità, però chiede 7 milioni di euro, che non sono pochi. Con Elliot sarebbe stato fuori portata rispetto ai parametri, con Investcorp invece sarebbe possibile, anche perché c'è il decreto crescita che speriamo possa essere confermato e a quel punto sarebbe un'operazione appunto fattibile, magari se non sono 7 può essere qualcosa meno, con dei bonus si può arrivare a coprire quella cifra. Ci possiamo sistemare dunque, tenere Leao sulla sinistra con Mendes, prendere il centrocampista che tanto ci serve, Renato Sanchez, che a me piace molto, nonostante i problemi fisici che però sembra aver lasciato alle spalle, era stato operato quest'estate, poi ha avuto sì problemini, ma tutto sommato nella norma, e soprattutto l'esterno di destra, Asensio, che è un giocatore molto molto qualitativo, che ha molta esperienza in più e ha molta più abitudine a vincere rispetto ad esempio a Berardi. Dopodiché, il grande sogno è un giocatore che, cito testuale, la dirigenza ci fa impazzire. Confidenza fatta però un mese e mezzo fa pre-Investcorp, però costa troppo. Oggi non è facile, c'è una concorrenza importante, però anche lui qualche settimana fa è passato nella scuderia di Jorge Mendes. Parliamo di Darwin Núñez. Credo che tra i prendibili sia l'attaccante più forte che Milan potrebbe sognare in questo momento. 22 anni, ne farà 23 il 24 giugno, 1,87 scadenza con il Benfica nel 2025, 27 presenze nel campionato portoghese, 26 gol e 4 assist, è chiaro che devono essere pesati, però è uno che segna sempre. In Champions League 10 presenze e 6 gol a 22 anni. Giovanissimo nel Benfica, quindi neanche in un top club, nonostante abbia grande tradizione, è il preferito della dirigenza del Milan, è assistito da Jorge Mendes, ci sono ottimi rapporti, non voglio illudere nessuno, nel senso che è un sogno, però prima era un sogno irrealizzabile, con Investcorp potrebbe diventare un sogno irrealizzabile, realizzabile, come presentando un'offerta importante al Benfica e sfruttando i buoni rapporti che ci sono appunto con l'agente Jorge Mendes, con cui dovremmo fare diverse operazioni, come abbiamo detto. Sarebbe il top, 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 il colpo che secondo me farebbe riempire San Siro anche a livello di abbonamenti, il colpo che ci farebbe impazzire, credo tutti, giocatore che è cresciuto tantissimo, uruguaiano lo ricordiamo, paragonato a Cavani, che si è perfezionato come numero 9. Un attaccante stratosferico che segna tantissimi gol, valanghe di gol. Vediamo se con il passaggio a Investcorp, cerchiamo di capire qualcosa in più, il sogno di Maldini e Massara si proverà a realizzarlo. Il gradimento è assoluto, è il preferito, ottimi rapporti con il suo agente. Non poniamo limiti a Investcorp, che sicuramente si presenterà con operazioni importanti e con un grande regalo. Potrebbe essere lui, non lo so, io la butto lì come riflessione insieme a voce alta. Un giocatore che ci fa impazzire, questo arrivava dalla dirigenza del Milan, però costa troppo. Ora costa troppo, ma con Investcorp possiamo aprire a scenari diversi sfruttando appunto gli ottimi rapporti con Jorge Mendes. Si sa che alla fine conta molto la volontà del giocatore e le intenzioni dell'agente. Se facciamo tutte queste operazioni, credo che Mendes, ecco, potrebbe provare a portarlo da noi e sarebbe qualcosa di clamoroso, di fantastico. Il mio sogno,
non soltanto il mio sogno, giocatore stratosferico che ci farebbe fare un salto di qualità clamoroso in Italia, dove speriamo di vincere già quest'anno, e a livello europeo, ragazzi, questo è un attaccante fortissimo. Piace molto anche lo United, diversi club. Buttiamola lì nel finale come sogno un po' meno irrealizzabile. Ditemi che cosa ne pensate su Leao, su Renato, su Asensio e su questo sogno che a me fa impazzire, a me, a Maldini, a Massara e credo alla maggior parte di voi. Ditemi che cosa ne pensate, per me sarebbe il top assoluto. Iscrivetevi qui se tifate Milan, altrimenti se tifate la seconda squadra di Milano non iscrivetevi, chi non si iscrive tifa Inter, lasciate un like, andate a vedere milanello.com, qui sotto c'è il link, se vi va prendete la maglietta di Milanello, indossatela per Milan-Atalanta e al raduno del 5 giugno dove vi aspetto numerosissimi, sarà una serata pazzesca, l'Aria Club davanti a San Siro, poi vi darò ovviamente ulteriori ragguagli, ma vi aspetto numerosi, un abbraccio.